Ciao ragazzi, benvenuti in questo... Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ti vesti veramente come un pezzente. Però poi ti alzi, fammi vedere l'outfit. Cioè, canottiera da schifo. No, oi. Canottiera da palestra, da tecnica. Di tecnica, nemmi. Pantaloncino Bershka. Sì, dai, mobilità di merda. Palestra, e poi tutto un pezzilegno. Oh, fai così. Porco. Calzino. Basta. Meno male. Dopo l'incredibile successo di Hulk. Recensiamo. What? Incredibile Hulk. Recensiamo case che non ci potremmo mai permettere. Oggi recensiamo auto che non ci potremmo mai permettere. Potremmo mai permettere. Sei pieno di cagnola. Porco sì, perché sono stato in viaggio a Berlino. Potevi dire anche sì, è vero. Perché sono stato in viaggio a Berlino. La mia ragazza non mi ha portato lo shampoo, quindi la butto a lei, poiché l'ha fatto lei il beauty. Arrivo lì, lo shampoo c'è e no. E quindi è venuta tutta la forfora. Io me la curo tutto il giorno, di beh. È così, compa, la dermatite del porco. Non ci potremmo permettere queste macchine per due motivi. Uno, che effettivamente non guadagniamo cifre tali da poterci permettere queste macchine. Due, perché non le possiamo scaricare. Non lavoriamo per poterci permettere cifre tali. Dai, porco. Ok, allora partiamo da Logan Paul, che onestamente non ricordo che macchina possegga. Ovviamente lasciamo il link del video in descrizione. Posso dire che questo video è vecchio di 2 anni. Quindi non va bene? No, nel senso, avranno già cambiato probabilmente. Most expensive YouTuber car. E vai. Iniziamo da Sniper Wolf, che qui vedete in una vecchia diapositiva intervistata proprio dal sottoscritto. Ciao ragazzi. Ciuccio. Non è vero? Vero? Sì? No? Ah, forse in trollare qualcosa. L'abbiamo vista. Gli ho fatto dire ciuccio cazzo. Ciuccio cazzo. Era Sniper Wolf. Non Buongiorno. Mi ricordo niente. Buongiorno. No, che cosa incredibile. Ma io sono un youtuber di un certo smacco, mica così. Che guida un'umilissima Mercedes. Che modello? Ma che cosa? Maybach, tipo quelle pazzesche che costano un botto. Maybach. Madonna puttana. Ah, sì, ti piacerebbe chi avesse quella. Comunque, gran pezzo di YouTube. YouTuber. Figa. Ecco questa. Ma quanto è che lo spera? Una Corvette e una... Che cosa sta? Il CLA dovrebbe... No, GLC. GLC. Questo è il GLC. Ma che cosa sta? Non lo so, comunque. Questa roba lì, il SUVone Mercedes. Questa è la Corvette sempre, mi auguro. Sì. Ma che minchia è una mo... Sì, poi... Ma cosa stiamo guardando? Ma sono tutte sue queste, non sto capendo. Figa, un salotto. Il ragazzo lo chiama Arpie. Guarda che pancettina che c'ha, visto che non conta niente l'addominale. Ma io lo... Sniper Wolf! Ma io sono sempre, sempre stato convinto di questa cosa, che non conta niente. Ma va a cagare! James Charles! Charles. Oh. No, era lui che aveva la mega collezione. Ah, intanto diamo un voto alle macchine. 100. No, James Charles è... Non di James Charles, di che dell'altra. Compa, quale macchina devo votare? Tutto il parco, al parco auto. Al parco auto. 10. Che voto vuoi dare, compa? Non è obiettivamente... A me non sono piaciute tutte. Che palle, tutte Mercedes. 6. Un brand serio. 6. Che minchia c'è qui, Taro? La Tesla. Un'umilissima Tesla nera opaca. Che noia le Tesla. Che palle, sempre le stesse macchine. Cioè, che macchina lofia. Ora, con tutto il rispetto, la posso dire una cosa? Allora, posso dire... No, insomma, perché sai... Ti dico la mia e poi, a parte gli scherzi, mi dici che ne pensi. Va bene. Cioè, con tutti i soldi che hai, ma che macchina lofia è? È una... È figa che si apre. Ma poi è fare un pezzo di cacca. Un bel pezzo di cacca comunque. È super tecnologica sicuramente. Sì, però... Ma esteticamente non è granché. Soprattutto questa, che è la Model Y. Questa la Model è... 3, la Model 3 è molto più caruccia. Questa è enorme. È un casciabanco. Dicasi casciabanco. La traduzione qual è la traduzione di casciabanco? Cassapanca. Questa è un... Aspetta, ha solo quella James Charles. Ma può essere sì, mai... Secondo me, compa, è una delle tante. E in minchia compilation mia, Simo. Vabbè, quindi James Charles... Jeffree Star ne ha 50. James Charles? La Tesla... Compa, quel modello 6 5 6 6 5. Solo perché è così, non ce la possiamo manco permettere. Daniel Middleton. Ah, The Diamond Minecart. Cosa fa Minecraft? Sì. Porco, con Minecraft si compra questa cosa. Cioè, posso che dire, che cosa è la Portofino? Sì, la Portofino. Ma quando mai? Questa è un po' vecchiotta. Sarà una... non so che cosa. Non è moderni. Una 458, ecco. Spider. Questo fa Minecraft. Sembra PewDiePie.
Però è troppo veloce, non mi fa vedere niente. Non mi piace, non mi piace. Però sei un non mi fa impazzire, le metto al quinto posto. Oh, vedi che bello così. Anche se è vecchio, mi fa tutta la bella... L'introduction, il documentary. No, ha la Bugatti. Non ha la Veyron. Logan's not just built up quite the collection over the years, but also customized many of his cars to fit his personality perfectly. Anche un autobus, perché farcelo mancare, chiaramente. Che costa di patrimonio avrà Logan Paul, comunque? E soprattutto, ma quanto si sarà goduto lui la vita rispetto l'altra a noi? L'altra volta mi aveva visto la casa di Logan Paul. Ma non il patrimonio. C'era scritto il patrimonio che aveva. Allora, ok. Mi ricordo un cazzo. Ah, vedi, la sembra la stessa macchina. $150,000. Perché l'auto americana, proprio da football? E that's not including the massive $12,000... Ecco perché la usa. Cioè, gli ha messo €12,000 di pala spazzaneve. Vabbè, può servire, sai. €12,000 di pala. Fuori di testa. Oh, ha distrutto un cesso. Ma tu ti immagini che danni che puoi fare su 150k di macchina? Sono interessato a questa cosa. Ma che c'ha lo cinema dentro? Ah, c'ha il van tipo tutto customizzato. $50,000. Ah, quando vuole fare la persona un po' più umile, gira con la Dodge Challenger. Che comunque, minchia, queste sono macchine, un po'. La Mustang, la Dodge. Cioè, figa, dai, non ti costano uno sproposito, però quanto costa? Lo spaccano. Questa è bellissima. Che minchia è? Non lo so che cos'è, però è bella. Esclusively because he had driven it once in Hawaii and liked it. Ah, ne ha guidato una in Ohio, gli è piaciuto, ho detto, quasi quasi me la compro. Perché no? Jake Paul, intanto parco auto di Logan, variegato sicuramente. 8. Ok. Jake Paul. Non è dato il voto. Jake Paul, che è un poco più frizzantino del fratello, un poco più pazzariello. Di sicuro c'ha una Lambo. Quanto per carità, scusa. His collection includes an incredible Lamborghini Huracan Performante. Porco due, alla Performante. Lamborghini Huracan Performante. Quindi sarà €280,000 più di casa mia. La Huracan non costava più di 400k. Allora ricordo male. No, vabbè, ce l'ha customizzata dentro a Jake Paul. Cioè, questo è andato alla Lamborghini, gli è uscito il cazzo. Pure la valigetta piena di soldi, ha detto fate quello che dico io, perché altrimenti faccio chiudere e mi compro tutta l'azienda. Model X da 100k. Compa, l'avrà bustata di Cristo. Perché hanno questa mania di comprarsi i furgoni? Ah, il suo merch. Non ho parole, cioè non ho parole. È il sogno americano. In America le avremmo potute fare queste cose. No. Lo apprezzereste o no? Un track di Jumpytech con tutte queste magliette. Che belle le magliette. Queste magliette. Sono giustamente, deve essere ridimensionato alle nostre potenzialità. Quindi saresti col Ducato. No, una Smart. Col Doblò, col Doblò. Col fiorino. Col fiorino a metano. Che vende le magliette. Cos'è quella roba? Spara le magliette. Ho detto merch gun. Così, perché... No, guarda, viene davanti le folle. Si mette a fare perché, le perché Jake Paul e può farlo. Tanner Fox. Ma minchia! Uno che sicuramente ha più soldi di me, dita. Bello fare il backflip dalla propria Lambo. Ecco, non lo dobbiamo fare. American YouTuber has instead decided to start building up a collection of expensive cars. Ma quante cose hanno poi? Cioè, cosa pensa... bella è che non c'è il superbollo. Non hanno assicurazioni costosissime. Non hanno tutte le restrizioni del mio cazzo in Italia. In Italia non si può fare niente. Ma compa, sono stato a Berlino. La macchina più scarsa che ho visto era la Polo GT, compa. Chiediti perché. Hanno tutti, credimi, tutte le auto top di gamma, tutte super boostate, compa. Tipo pure le Skoda, hanno tutte le RS. Un botto di Tesla. Piccolo sfogo da parte delle... Piccolo sfogo perché se in Italia devi comprare un Serie 1 M Sport, devi andare a dare il ribollo. È una cosa giusta. Però... Lo volevo alzare per avvicinarlo e fare la gag, ma non funziona un cazzo. Così, porco di... Un piccolo sfogo da parte del giovane Pietro, che è messo davanti all'impotenza di acquistare l'auto dei suoi sogni, decide di sfogarsi davanti... davanti a voi telespettatori. Ovviamente non rende, perché se devo fare 3 ore fra una gags, Hai da ridere, basta alzarla. Comunque raga, dite quello che volete, secondo me è una merda la Model X. È proprio un chiattona, la macchina chiattona. Non la puoi permettere, stai zitto. Ma non la posso permettere, solo che è chiattona. Te la puoi permettere? Piccolo flex. Porco disco. Minchia, non lo farei mai. Una Porsche non ce la faccio mancare. La va a ritirare posto in sé della Porsche lì. Però le Porsche effettivamente non ne vedo tante agli youtuber. Come mai secondo te è un brand poco scelto dagli youtubers? Perché è un brand da papà, guarda qui, è troppo elegante.
figa. Sì. Magari mio padre mi fosse venuto a prendere con un GT3. E invece come ti veniva a prendere? Casette e Biz. Con la Marbella. La parco auto di Tanner Fox. 190k di Porsche. 190k di Porsche. Ecco, per customizzare. Ma poi io sto... Morri si sfoga davanti ai vostri spettatori. Voto al parco auto di Tanner Fox. Bel set pieno, mi è piaciuto. Molto variegato anche questo. Quello di Jack dei fratelli Paul era meglio, sì. I Dobby Brothers. Non gli do più di quello, ecco. Oh, Face Rug che tanto mi ha dato da mangiare negli scorsi mesi. Urus intanto. Ovviamente una bella Urus per i viaggi, per essere sempre comodo. Poi un'altra di ste cose. Lamborghini. Ma siamo coppioni hanno. Tra l'altro con la cosa Gucci, capito? La linea Gucci sopra, quanto è Zara. Imbarazzante però, dai. Veramente brutta. Sì, sì. Cioè, veramente brutto. Il coso Gucci. No! Che schifo. Bruttissimo. Ma pure un aereo. Cioè. Vabbè, giustamente. La macchina da papà. Notare i comandi al volante della Urus, che sono uguali a quelli miei. Guarda, almeno c'è un pezzo della Urus, posso dire? Questa è una merda. Ah, che brutto il Discovery. Questo fa schifo. È veramente brutto. E costa un fottio. $90,000. Che tra tutte per lui tipo sarà tipo, compa, una panda, un pandino. Però questo è davvero un cash a banco, caso. Portare in giro il cane, compa, è ovvio. Figa, un Carlino. Che ce ne entrano 84 Carlini in un Discovery. David Dobrik, il più simpatico forse tra tutti questi. Veramente molto talentuoso. Corvette, Lamborghini, Mercedes, Audi, Mustang, Mercedes. Cioè, anche BMW, David Dobrik, che comunque non fa tutta sta quantità di video. In realtà devi store, compa, ma perché? Compa, perché porca madonna, questi cazzo youtuber fanno un po' di soldi con YouTube e poi li investono totalmente in altro. E quindi continuano a macinare soldi con altro. Noi che abbiamo fatto? Un cazzo. Le abbiamo date tutte le tasse in questo stato di merda. Un giovane Jumpitech, assillato ormai dall'incessante pressione fiscale che vige sul nostro paese, decide di sfogarsi in maniera quasi intima. Pazzato. Burrascosa e boccaccesca con la propria utenza di YouTube. La tua utenza, non è la mia. Un saluto. Modelix vomito. Modelisla la skippiamo perché le Tesla fanno cagare. A meno che non vogliono collaborare. Una bella sgommata con 250k di macchina. Una bella sgommata con la mia casa a quattro ruote. Però che belle le Ferrari, cazzo. Preferisco le Lamborghini come sì, estetica. Sì, però che belle. Cioè che bella cazzo. Quanto sarebbe bello un giorno far salire Jumpitech sulla mia Ferrari, prenderlo per mano così, guardarlo dritto negli occhi e dirlo: Nenne, ha finito di piovere. Cosa cazzo è? Jeffree Star, anche detto il guru della ragazza di Jumpitech, perché è un guru di make-up e tutto. Oltre ad avere ha una compagnia aerea, makeup mogul who's had an entire documentary series made about him. Ah no, è stato fatto un documentario. Intanto partiamo da una tuta Fendi in collaborazione con Fila. Fila e Fendi. Noi invece abbiamo Fila e Fondi, le sottalette. Io ci calzini da cappa al massimo, compa. Che te devo dire? Un'altra piccola riflessione, no? Che viene in mente. Che noi Italia produciamo codeste auto e poi le diamo agli altri. Che cazzo di riflessione? No, è una riflessione che noi dovremmo girare con le Lambo, figa. Perché allora, le facciamo noi. Ti posso dire anche già un'altra cosa. Fidati che in Italia chi gira con le Lambo c'è. Rolls Royce. A non finire. Ferrari. Urus. Altro Lambo. Dio. Non si dice. Ma anzi un milione. Non aveva tipo 50 auto, hai detto. 50 no, compa, ne avrà una decina. Una bella Tesla rosa. Ho tutti la Model X. È perché la Model 3 in realtà. Poi che cazzo è? È un Alpine. No, una Aston Martin. Minchia figa, posso dire. Che ha comprato al ragazzo. Le nostre ragazze cosa ci regalano, scusami? Pensiere. Bella codesta auto. Molto bella, sì, la compriamo. Poi ovviamente la Urus. Cioè che cattiva però. La Urus è bellissima. Poi abbiamo una Rolls Royce rosa e nera. Bella palette. Con la targa Barbie. Sto pezzando comunque di brutto, fra. Poi dici perché mi metti i carottiere. Così scendo sul sudore e lo accomodo tutto qua. Tocca qua, guarda. Che schifo, No. Che sta molto quel logo, è bellissimo. L'ho preso solo per il logo.
Ho preso il meccanismo con porno. Ma tu che la scrivania. Che il meccanismo conta quanto la mia casa, vedi. Oh, parco auto di Jeffrey. Compa, che cazzo gli devi dire? È un insulto. Anche 9. 9, infatti. Dopo aver fatto questa full immersion di tristezza, possiamo smettere di fare questi video, per favore. Se questo video dovesse arrivare a 30.000 like, torniamo con la reaction alle auto dei youtubers italiani. Se questo video arriva a 50.000 mi piace, affittiamo una Lambo. Mi affari zarri, compa.